Non poteva esserci madrina migliore di Maya Al-Kaila, ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, per inaugurare la nuova mostra del Museo dei Sogni, Memoria, Coscienza e Presepi, Fari e Ponti verso Betlemme, una raccolta custodita negli spazi della cooperativa Arcobaleno 86 di Feltre e visitabile fino al 13 gennaio. E qual è il rapporto tra lo Stato della Palestina e l'Italia? C'è una relazione abbastanza importante ed amicizia storica tra il popolo palestinese e il popolo italiano, perché anche con due governi, perché il popolo italiano e il popolo palestinese tienen unos valores comunes, di amore, di perdonare, di solidarietà. All'inaugurazione hanno partecipato numerose autorità, come i sindaci di Feltre, Pedavena, Lamon, Agordo e l'assessore di Gosaldo, che hanno portato le loro testimonianze di forza e speranza anche dopo le difficoltà affrontate e superate nell'emergenza maltempo. Assente giustificato per indisposizione il vescovo Renato Marangoni. L'iniziativa, presentata con emozione e orgoglio dal direttore Aldo Bertelle, si colloca nella programmazione per festeggiare i 70 anni di vita della cooperativa, inserita nel tema Restituisciti al mondo prima che venga sera. L'ambasciatrice Al-Kaila è la settima autorità ad aver ricevuto il mattone dal mondo, fatto con le terre dei 199 paesi del mondo. Quella di oggi è stata una visita veramente, veramente significativa e pregnante di un paese in difficoltà sul piano delle relazioni anche internazionali e da un piccolo luogo come questo di solidarietà e di apertura al mondo, oggi forse si è scritto un piccolo pensiero sul bene e sui destini, sulle ricchezze e le differenze del mondo.